Federica del blog La mia casa Shabby, iFood.it. Oggi facciamo una ricetta golosissima e cioccolatosa per gli amanti del cioccolato, i brownies con i biscotti Oreo. Per questa ricetta userò uno stampo quadrato che ho già foderato di carta forno. Abbiamo acceso il forno a 180 gradi in modalità statica, così si riscalda. E ora vi mostro gli ingredienti, che sono due uova, una bacca di vaniglia, crema spalmabile da nocciola, 250 g di zucchero, 60 g di farina, 150 g di burro, 75 g di cacao e qualche biscotto Oreo. Ho già preparato una pentola con acqua bollente, ora andrò a sciogliere a bagnomaria il burro con lo zucchero. Lasciamo sciogliere il burro e poi andremo ad aggiungere poco a poco lo zucchero. Ho trasferito il composto di burro e zucchero in una ciotola, lo lasciamo raffreddare un pochino e intanto andiamo ad incidere la bacca di vaniglia. Incidiamo la bacca nel senso della lunghezza e andiamo poi a ricavarne i semini. Abbiamo ricavato tutto l'interno della nostra bacca e andiamo a versarlo nel composto e mescoliamo. Mescoliamo bene e poi andiamo a unire un uovo alla volta incorporandoli bene. Il nostro composto è bello chiaro e spumoso. Ora procediamo aggiungendo farina, cacao. Uniamo il cacao. Yum yum. E in ultimo arriva la farina, che mettiamo poco per. Ecco come risulta il nostro composto. Bello lucido e cioccolatoso. Versiamolo nella teglia. Livelliamo bene con una spatola, di modo che il composto sia omogeneo in tutta la superficie della teglia. E adesso arriva la parte più divertente, perché ho messo vari cucchiaini di crema alla nocciola e con uno stuzzicadenti andiamo a fare spargendo la nostra crema alla nocciola dappertutto. Ma non è finita qui, perché andiamo anche ad aggiungere pezzettini di Oreo nei nostri brownies. La nostra teglia è pronta, inforniamo. Andiamo nella parte più bassa del forno. Io ho infornato, ora aspettiamo 30 minuti e controlliamo, vediamo se 30-40 minuti. Non vedo l'ora di assaggiarlo. Ci vediamo dopo. Vi mostro il risultato, sta venendo bellissimo, ancora 10 minuti però. Siccome questa ricetta vi sta piacendo e me l'avete chiesto, ho già fatto la foto agli ingredienti, così potete fare lo screenshot e dopo vi mostro il risultato. Ecco la nostra teglia pronta, adesso la facciamo raffreddare e poi tagliamo tanti cubotti che vedrete su Instagram. Io vi saluto e vi lascio alla ricetta, mi raccomando provatela, mandateci tante foto, taggateci su Instagram. Io ve lo dico, preparatevi perché il profumo è da svenimento, me la mangerei tutta. E seguitemi, sono la mia casa Shabby. Come tutte le altre nostre ricette, anche questa andrà a finire sul canale YouTube di Ricette per Passione, quindi la ritroverete. Seguitemi anche sul mio blog, vi aspetto, ve lo scrivo qui. Ciao, alla prossima!